Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco. Benvenuto padre Federico Lombardi, già direttore della sala stampa della Santa Sede e oggi moderatore dell'incontro per la protezione dei minori nella Chiesa. Incontro che vedrà da giovedì a domenica Papa Francesco impegnato insieme ai presidenti delle conferenze episcopali mondiali e altri responsabili della Chiesa universale, confrontarsi per 4 giorni sulla tutela dei minori, sulla questione pedofilia. Questa mattina in sala stampa tu insieme ad altre persone del comitato organizzatore avete presentato al mondo intero, perché erano tantissimi giornalisti arrivati veramente da ogni parte del mondo, che cosa sarà questo incontro. Lo spiegherai anche a noi, ma come al solito noi ce lo facciamo spiegare prima di tutto da Papa Francesco, che lo ha fatto recentemente tornando dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, dialogando con i giornalisti sul volo di ritorno. Cominciamo da qui. L'idea di questo è nata nel G9, perché lì noi vedevamo che alcuni vescovi non capivano bene o non sapevano cosa fare o facevano una cosa buona o un'altra sbagliata, e abbiamo sentito la responsabilità di dare una catechesi, tra virgolette, su questo problema alle conferenze episcopali. Una catechesi che, primo, che si prenda coscienza del dramma. Cosa è un bambino abusato, una bambina abusata? Entonces, primo, che prendano coscienza di questo. Secondo, che sappiano cosa si deve fare, la procedura, perché tante volte il vescovo non sa cosa fare, perché è una cosa che è cresciuta molto forte e non è arrivata a tutti gli angoli, diciamo così, no? E poi che si facciano programmi generali, ma che arrivino a tutte le conferenze episcopali. Cosa deve fare il vescovo? Cosa deve fare l'arcivescovo, che è il metropolio? Cosa deve fare il presidente della conferenza episcopale? Ma che sia chiaro, in tal maniera che siano, dai, diciamolo in termini un po' giuridici, dei protocolli che siano chiari per arrivare. Questo è il principale. A che cosa serve e a che cosa e come funziona questo incontro, che non arriva, come dire, all'anno zero di questa questione per la Chiesa Cattolica, che da almeno 20 anni si confronta con questo dramma? Certo, come abbiamo visto negli ultimi decenni, il problema degli abusi sessuali su minori da parte di membri del clero cattolico è un problema serio che è venuto alla luce in diversi paesi del mondo, che hanno avuto quindi degli scandali o delle crisi molto forti su questo tema. È venuto alla luce prima degli anni 2000 ancora nel Canada, poi negli Stati Uniti, poi in Irlanda, poi in Germania, poi in Australia, poi in Cile e così via. In diversi paesi sono scoppiati, diciamo così, degli scandali, dei casi che sono venuti alla luce, che hanno fatto riflettere sul rigore invece con cui bisognava procedere per combattere e estirpare questo male, questo errore, perché non si verifichi assolutamente più. E allora adesso quello che fa Papa Francesco è non solo affrontare i problemi nei singoli paesi dove si sono manifestati con più evidenza, ma chiamare insieme responsabili della Chiesa di tutto il mondo per riflettere insieme come una comunità che è universale su questa dimensione della protezione dei minori, in modo tale che la Chiesa nel suo insieme senta la sua missione, ritrovi tutta la sua credibilità,
nell'impegno per l'educazione dei piccoli, per i minori, per l'infanzia, per i giovani, che adesso è un po' come oscurata da questa ombra per scandali e problemi che si sono posti e sono venuti alla luce in diversi paesi. Cioè, noi dobbiamo prendere coscienza che problemi di questo genere, più o meno diffusi o gravi, però ci sono in tutto il mondo, anche se sono venuti fuori in forma più clamorosa e con scandali più gravi in certi luoghi, però non dobbiamo illuderci, ci sono anche altrove, solo che sono tenuti nascosti, non se ne parla magari, non c'è ancora, diciamo, il coraggio o la coscienza della gravità del problema e quindi del dovere di intervenire con decisione e chiarezza. Il Papa, l'abbiamo sentito e poi ne avete parlato anche voi questa mattina in sala stampa, parla di catechesi e protocolli, che sono due linguaggi molto, molto diversi, ma apparterranno entrambi a questo incontro. A che servono le catechesi? Come mai uno che deve risolvere un problema concreto nella Chiesa fa una catechesi? Ma guarda, il fatto è questo, cioè ci sono dei paesi in cui questi problemi sono venuti alla luce da diverso tempo, sono stati anche affrontati in un modo molto deciso dalle conferenze episcopali e quindi tutti i vescovi in quei paesi hanno una consapevolezza chiara e sanno come fare per affrontarli. Che cosa devono fare, le indagini che devono fare, i processi che devono fare, le misure che devono prendere. Ecco. Ci sono invece altri paesi dove appunto per motivi culturali non ci si è ancora resi conto, perché si tende ancora di più a nascondere o a non capire la gravità delle cose, E allora questo non è giunto ancora alla coscienza, alla consapevolezza diffusa di tutti e anche molti, anche fra i responsabili, non avendo ancora affrontato di fatto dei problemi di questo genere con chiarezza, non sanno bene come dovrebbero fare. Allora, condividendo l'esperienza e la consapevolezza che c'è nella Chiesa universale, il Papa dice tutti i vescovi del mondo, tutte le conferenze episcopali devono sapere con chiarezza... Un codice di comportamento. Esattamente, un codice di comportamento. Devono sapere anzitutto che questi sono problemi seri, gravi, che provocano una sofferenza profonda e che quindi quando delle persone, delle vittime vengono e dicono io ho sofferto questo, vanno prese molto sul serio. Ma esiste oggi un codice di comportamento? Ma esistono certamente dei codici di comportamento, anche delle leggi per la Chiesa universale, che dicono che questo è un crimine estremamente grave, l'abuso sessuale nei confronti di minori da parte di membri del clero, e che quindi bisogna procedere per delle indagini e bisogna procedere per dei processi, perché sono crimini estremamente gravi. Però come questo deve venire svolto? Come, diciamo, a chi la persona che viene a conoscenza di un fatto o di un problema, di un rischio, di un'accusa seria, da chi deve andare? Questi sono i protocolli di cui parla il Papa. I protocolli dicono che bisogna dire chiaramente dove bisogna presentare le accuse o i problemi che si presentano. Poi bisogna che nelle diocesi si sappia chi se ne deve occupare e come. Poi bisogna sapere come si svolge un'indagine preliminare per vedere la serietà di queste accuse. Poi una volta che si sia visto che le accuse sono veramente serie, bisogna portarle a Roma, alla Congregazione della Dottrina della Fede, e procedere con un processo. Allora, tutte queste cose qui, che sono, diciamo, di per sé giuridiche, precise da fare, però bisogna poi che ci siano delle persone che le fanno, che sappiano veramente come farle, anche nelle diocesi, anche nei diversi paesi, dove magari un'esperienza di questo genere non è ancora stata affrontata seriamente. Però, se ho capito bene, questo incontro non si concluderà con la promulgazione dei protocolli? No, anche perché questi protocolli hanno una parte che è comune, una legge, diciamo, che è valida per tutta la Chiesa universale, che dice questi sono gravissimi crimini e quindi vanno indagati e vanno poi processati. Ma poi c'è una situazione anche differente di cultura e di leggi differenti. Le leggi su questi temi che ci sono in Italia sono diverse da quelle che ci sono negli Stati Uniti, da quelle che ci sono in un paese africano. Quindi ognuno le deve misurare allora, sulla propria realtà. I vescovi di ogni paese devono spiegare
come devono regolarsi non solo per quanto riguarda le leggi interne della Chiesa, ma anche i rapporti con la società e con le leggi del paese in cui ci si trova. Però verrà una spinta concreta a questo, a far sì che, un'ulteriore spinta a far sì che ciò avvenga? Ma in molti paesi già questo c'è. Già c'è, già è avvenuto, è già anche maturo. Ci sono dei paesi in cui queste, diciamo, linee guida su come comportarsi sono già fatte una o due volte o migliorate successivamente alla luce dell'esperienza. Ma ce ne sono altri in cui invece non sono ancora in corso di preparazione, oppure non sono ancora state prese molto sul serio, o perché non c'è una consapevolezza del problema, o perché magari la Chiesa lì si trova in delle situazioni estremamente difficili, con grandi problemi, conflitti o altre cose, e non è ancora riuscita, diciamo, a dedicarsi ad affrontare in modo approfondito un problema di questo genere. Fin qui abbiamo parlato dell'aspetto, diciamo così, repressivo, per dirla in termini giuridici, però penso che sia importante anche quello preventivo. Ma che cosa si farà sul versante preventivo anche rispetto a quello che è stato anche già fatto in questo incontro? Hai perfettamente ragione, cioè qui non si tratta solo, cioè, si tratta anzitutto evidentemente, se ci sono dei fatti gravi, di identificarli, di diciamo, ristabilire la giustizia, di venire in aiuto delle persone che soffrono e che hanno sofferto e che soffrono, punire le persone che hanno fatto del male e evitare che possano continuare a farlo. Ecco, quindi c'è appunto l'aspetto dello stabilire e garantire la giustizia ed evitare i crimini. Però il problema più di lungo corso è naturalmente quello della prevenzione, cioè il fatto di fare in modo che questi crimini, questi delitti non ci siano più, o perlomeno siano ridotti veramente nel modo più drastico. E questo richiede molte cose, richiede ad esempio anche una buona selezione dei seminaristi, dei candidati al sacerdozio, in modo che siamo sicuri che sono persone mature dal punto di vista psicologico, dal punto di vista della loro identità, della loro sessualità e del modo, diciamo, di vivere la loro personalità integralmente. E poi aiutare anche con la formazione permanente il clero, che non rimanga solo anche nei momenti di difficoltà. E poi aiutare le famiglie a rendersi conto, negli ambienti in cui loro vivono e agiscono, quali possono essere i segni che ci sono dei problemi, vedendo per esempio i problemi o i comportamenti dei figli, capire se stanno vivendo un momento di difficoltà che può essere la conseguenza di qualche diciamo, danno che c'è stato nei loro confronti. Correggimi se sbaglio, io ho capito che, diciamo così, le tre linee guida di fondo sul versante repressivo, chiamiamolo ancora così, è il no a qualsiasi logica di insabbiamento, ma una verifica puntuale, aperta, limpida di tutti i fatti. E sul versante preventivo le due parole centrali, se ho capito bene, sono una selezione attenta dei candidati al sacerdozio e un accompagnamento costante. Sono queste le tre pratiche virtuose, diciamo, importanti. Diciamo che c'è anche di più, nel senso che anche nelle comunità parrocchiali, per esempio nelle associazioni giovanili, nella pastorale giovanile, vedere come creare un clima che sia sempre sicuro e sereno per l'educazione dei giovani, in modo tale che non si tratta solo dei sacerdoti, si tratta degli operatori pastorali, si tratta di tante persone che vengono a contatto con i giovani, educatori, professori o così via, che possono avere dei problemi e dare dei problemi ai giovani da questo punto di vista. Quindi nei nostri ambienti, nelle nostre istituzioni e anche nella società in cui viviamo si tratta di avere un'attenzione ampia. Quindi il problema non è solo se i sacerdoti sono buoni o no, ma è se nella società i bambini sono protetti o no. Ecco, noi dobbiamo allargare l'attenzione, partendo naturalmente da una grande, profonda, diciamo, attenzione nella Chiesa, perché la Chiesa sia particolarmente, diciamo, attenta e credibile nel suo impegno per i bambini,
ma tutta l'esperienza che noi stiamo facendo... La vogliamo condividere. Bravo, di norme, di attenzioni perché gli ambienti siano sicuri, perché gli educatori siano equilibrati e così via, dobbiamo condividerli nella società perché il problema reale è poi il bene dei bambini di tutto il mondo, non è solo diciamo, un problema interno di bella figura della Chiesa, assolutamente. Ci sono bambini in tutto il mondo che sono oggetto di violenze, di abusi, di maltrattamenti e così via. Io ho studiato anche i rapporti delle Nazioni Unite, dell'UNICEF su questi temi. Ci sono cifre spaventose e non riguardano solo la Chiesa, riguardano il mondo nell'insieme. Si parla di 1 miliardo di bambini non abusati sessualmente. Insomma, è un incontro per i bambini, non per la Chiesa, diciamola pure così. Questo è l'importante. Purifichiamo e diciamo, rendiamo la Chiesa piena di entusiasmo e di credibilità educativa per il bene dei bambini del mondo. Facciamo una piccola pausa, poi torneremo ad ascoltare Papa Francesco, in particolare quello che ha detto questa mattina a Santa Marta. Il Signore a me mi domanda: dov'è tuo fratello? Di nuovo in diretta con oggi c'è padre Federico Lombardi, moderatore dell'incontro per la protezione dei minori che inizierà in Vaticano giovedì e durerà fino a domenica con il Papa e prevalente tutti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo. Ascoltiamo quello che invece ha detto il Papa questa mattina a Santa Marta a partire dalla prima lettura, il libro della Genesi, la domanda che Dio fa a Caino dopo che ha ucciso Abele. Dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello? Non so, ma tuo fratello affamato? Sì, sì, sicuramente a pranzo nella Caritas della parrocchia, sì, sicuramente gli daranno da mangiare. E con questa risposta di compromesso salvo la pelle. No, l'altro, l'ammalato, sicuro che è nell'ospedale. Ma non c'è posto nell'ospedale e ha le medicine. Ma cosa sua, io non posso mischiarmi nella vita altrui. Avrà dei parenti che le daranno una medicina e me ne lavo le mani. Dov'è il tuo fratello? Carcerato. Ah, sta pagando quello che si merita. L'ha fatta che la paghi. Noi siamo stanchi di tanti delinquenti per strada. Paghi. Ma magari mai tu senti questa risposta detta a te dalla bocca del Signore. Dov'è il tuo fratello? Dov'è il tuo fratello sfruttato? Quello che lavora in nero 9 mesi all'anno per riprendere dopo 3 mesi un altro anno. E così non c'è sicurezza, non c'è vacanze. E oggi non c'è lavoro e uno prende quello che può. Un'altra risposta di compromesso. Il Signore a me mi domanda: dov'è tuo fratello? E mettere il nome dei fratelli che il Signore nomina nel capitolo 25 di Matteo: l'ammalato, l'affamato, l'assettato, quello che non ha vestito, quel fratellino piccolino che non può andare in scuola, il drogato, il carcerato. Dov'è? Dov'è tuo fratello nel tuo cuore? C'è posto per questa gente nel nostro cuore? O noi parliamo, sì, della gente, scarichiamo un po' la coscienza dando una elemosina. E Adamo si nascosse di vergogna, di paura. Magari noi sentiamo questa vergogna. Dov'è tuo fratello? Dove sei? In quale mondo vivi? Che non te ne accorgi di queste cose, di queste sofferenze, di questi dolori. Dove è tuo fratello? Dove sei? Non nasconderti della realtà. Rispondere apertamente, con lealtà, con gioia anzi, a queste due domande del Signore. Questa domanda, dov'è tuo fratello, credo che riguardi anche e soprattutto in questo momento dove sono i nostri fratelli più piccoli, i minori, quelli di cui
vi occuperete voi da giovedì a domenica, ma anche quelli di cui Papa Francesco ha chiesto che ci occupiamo tutti noi, membra della Chiesa, l'ha fatto con una lettera al popolo di Dio. Quindi non solo tu sei coinvolto, anche io, anche gli amici a casa. Certo, ma questo è un po' il punto di partenza anche di tutto quello che si fa in questi giorni, perché grande errore che abbiamo compiuto, che è stato compiuto anche specificamente sul tema degli abusi sessuali, è di aver sottovalutato la sofferenza dei piccoli e delle persone abusate, di non avere dato posto a loro prioritariamente nel nostro cuore, nella nostra attenzione, anche nella nostra attenzione di Chiesa, ma spesso di esserci preoccupati di salvaguardare l'onore, diciamo, la faccia bella, positiva della nostra istituzione. Questo può avvenire anche per le famiglie, per le altre istituzioni. Certamente è avvenuto in tanti casi anche per la Chiesa, in cui non si è data l'attenzione necessaria alla sofferenza della vittima, della persona che soffriva. Ma solo al buon nome della casa. Ma soprattutto diciamo, al buon nome, e quindi l'altro è stato messo un po' da parte o addirittura negato. Ecco, senti, ma che cosa ci possiamo... Questo è il punto di partenza di tutto il discorso. Che ci possiamo aspettare da questi giorni, da questi lavori? Il Papa ha detto in conferenza stampa, credo sul ritorno sempre dal volo da Panama, ha detto non abbiate aspettative enormi, c'è un clima di grandissime attese. Sì, diciamo, lui si riferisce al fatto che se tu pensi che in 4 giorni risolvi tutti i problemi del mondo e che poi questo problema scompare dall'orizzonte del nostro mondo e della nostra Chiesa, ti sbagli gravemente. Quindi se tu hai delle aspettative non realistiche, non proporzionate a quello che puoi fare, poi dopo resterai deluso. Le aspettative giuste e grandi sono che si faccia un grande passo avanti, un grande passo avanti nella consapevolezza, nella condivisione insieme da parte di tutti i vescovi e del popolo di Dio, della corresponsabilità nel aiutarsi a vicenda per capire, perché quelli che hanno più esperienza aiutino quelli che ne hanno meno, quelli che hanno già capito le cose aiutano quelli che non le hanno ancora capite. E in questo modo, diciamo, al termine della riunione il cammino continuerà, bisognerà fare ancora tantissime cose, bisognerà formulare protocolli, linee guida, bisognerà, diciamo, realizzare però dei servizi di prevenzione. Forte. Una spinta molto forte, ma prendi per esempio anche qui in Italia, si è detto recentemente che la Conferenza Episcopale Italiana ha istituito un servizio per la protezione dei minori a livello nazionale. Notizia della settimana fa. È una notizia recente, è una notizia molto importante, significa che la Chiesa italiana, proprio per l'impulso che è dato già dall'attesa di questo incontro, si è già messa in moto per realizzare qualche cosa di concreto a livello di servizio nazionale in questo campo. Quindi capisci che tante cose effettivamente possono avvenire e avverranno. Io ti ringrazio per averci spiegato quello che succederà e noi lo seguiremo passo passo nei prossimi giorni. Papa Francesco ieri all'Angelus ha chiesto a ciascuno di noi di seguire i vostri lavori con la preghiera, e con questa intenzione andiamo al Rosario in diretta da Lourdes. Grazie Padre Federico. Grazie a voi. Cari fratelli e sorelle, da giovedì a domenica prossima avrà luogo in Vaticano un incontro dei presidenti di tutte le conferenze episcopali sul tema della protezione dei minori e della Chiesa. Invito a pregare per questo appuntamento che ho voluto come atto di forte responsabilità pastorale davanti a una sfida urgente del nostro tempo.